a tutti, oggi sono qua per parlarvi di questa parrucca che indosso che mi è stata inviata dal sito Eva Air. Oltre a parlarvi nello specifico di questa parrucca, del sito, come funziona, prezzi e quant'altro, vi mostrerò come indosso io le parrucche, quindi se è una cosa che vi incuriosisce o vi interessa, continuate a guardare. La parrucca arriva all'interno di questa scatola semplice nera, al cui interno troviamo appunto la parrucca più due cuffiette, diciamo, per indossarla. Come sempre la parrucca arriva in una sorta di retina molto fine per tenerla bella compatta e adesso vi mostro quella che ho scelto io. Questa è quindi la parrucca che ho scelto io, come potete vedere ha un taglio abbastanza corto, leggermente mosso, ondulato, sul rosa, con la radice però scura. È una di quelle parrucche inoltre con la retina davanti, in modo da creare un effetto il più naturale possibile, perché infatti i capelli sono infilati in questa retina trasparente uno per uno, quindi simulano un po' quello che è l'effetto naturale dei capelli sul cuoio capelluto. Questa retina in eccesso andrà poi tagliata, ovviamente va tagliata il più vicino possibile all'attaccatura dei capelli. Come potete vedere, l'effetto sul davanti è molto naturale proprio per questo effetto dei capelli uno a uno sulla retina. L'interno è fatto in questo modo e ci sono delle forcine che servono ad assicurare meglio la parrucca alla cuffietta che andrete ad indossare, quindi vanno infilate dentro per rendere la presa, diciamo, più salda. Questo è l'aspetto della parrucca una volta eliminata la retina sul davanti. Ovviamente non può venire un lavoro super perfetto, ci vuole un pochettino di pratica. Voi andate però con calma, magari con delle forbicine di precisione, ed eventualmente si aggiusta, si può aggiungere del correttore per mimetizzare la retina sulla pelle o dell'ombretto nel caso vogliate sfumare la retina sul colore della parrucca o sul vostro colore naturale di capelli. E ora non ci resta che provarla. Utilizzerò una delle cap incluse nella scatola, anche se non mi fanno impazzire perché sono abbastanza strette. Allora, quello che faccio io generalmente è prima metterla e poi includere i capelli, perché legandoli si vede l'accumulo tipo della coda. Quindi non è bello sulla testa. Molte persone fanno le trecce e poi magari le fanno passare sopra. Anche in quel caso non mi piace tanto perché preferisco avere meno roba possibile in testa, visto che comunque si tratta di mettere una parrucca e l'effetto desiderabile è il più naturale possibile. Quindi io semplicemente infilo tutti i capelli sotto. E poi massaggio in modo da distribuirli in maniera abbastanza uniforme. Come vedete è molto facile da mettere e poi le forcine che ci sono all'interno della parrucca io le infilo semplicemente sotto la cuffietta. E voilà! Direi che bene o male è tutto qua, facilissima da mettere. L'attaccatura, come vedete, è abbastanza naturale. Nel caso si vedesse un po' di retina, come vi dicevo prima, potete mettere un po' di correttore oppure un po' di ombretto per mimetizzarlo, per mimetizzare la retina con i capelli. Questo è quindi l'effetto della parrucca una volta indossato. Come vedete è molto boccoloso verso la fine ed è leggermente più corta su e dietro. Devo dire che è veramente molto morbida e leggera sulla testa. Sarà che ci sono pochi capelli, io sono abituata alle parrucche molto lunghe. Mi piace molto questo genere di parrucca con la retina davanti, che sui vari siti trovate indicato come lace front wig. Poi ve lo scriverò anche qua sotto in descrizione, perché appunto ha un effetto molto naturale sull'attaccatura dei capelli, quindi potete anche scegliere di tenere fuori alcuni ciuffi dei vostri capelli naturali se il colore è simile a quello della parrucca, potete gestirlo sicuramente meglio e anche nel caso vogliate fare dei servizi fotografici, utilizzarlo per una giornata particolare, non fa l'effetto
carnevale o Halloween, sono comunque delle parrucche con un effetto molto naturale. In testa devo dire che è molto confortevole perché non pizzica, non stringe, è molto leggera, cioè mi sentirei proprio libera di andare anche in giro per strada con questa parrucca, un po' perché ha un effetto veramente molto naturale e un po' perché non mi darebbe fastidio neanche se dovessi portarla per più ore. Sul sito Evaer, di cui trovate il link qua sotto in descrizione, potete trovare delle parrucche con effetti molto più naturali, con dei colori diciamo più da tutti i giorni, sia parrucche appunto più particolari con dei colori magari di tendenza. Tra l'altro ne ho vista una un po' più lilla rispetto a questa e un'altra invece rosa pesca, quindi ci sono veramente tanti colori di tendenza che vanno molto adesso e ci sono sia lunghezze lunghe, lisce, che magari ondulate, tagli più corti, insomma ce n'è veramente per tutti i gusti. I prezzi sono medio alti, nel senso che questa parrucca sul loro sito viene 99 dollari, un prezzo non per tutti secondo me, però per quanto riguarda la qualità rispetto ad altre parrucche sintetiche che ho provato in passato, devo dire che è veramente molto buona. Dipende poi il tipo di uso che ne dovete fare, se da tutti i giorni, se per cosplay, se solo per servizi fotografici, lì dopo sta a voi. Le spese di spedizione invece sono sempre gratuite in tutto il mondo e avete il codice per tracciare la vostra spedizione. Nel mio caso sono stati velocissimi perché hanno spedito poco prima di Pasqua e subito dopo Pasqua è arrivata già la parrucca. Nel caso foste interessati, Evaer mi ha lasciato anche un codice sconto che potete utilizzare sul loro sito, valido per un 10% di sconto, digitando semplicemente Cibis The Way. Io spero che questo video possa esservi utile, magari fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, sia di questa parrucca in particolare che delle parrucche in generale e se vorreste vedere altri video del genere sul canale. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!